Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di nuova volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, per essere sicuro di non uscire dalla divina volontà, affinché me la scambi con essa, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sale verso te questa mia preghiera, a te ricorro, Vergine Maria, Madre di bontà, Regina di umiltà, tu speranza, non lasciarmi mai. Madre del cielo, bellezza infinita, tu luce di stella, sei pace di Dio, donna più bella fra tutte le donne, sei dolce madre mia, tu Maria, che sei la vita mia, fra le tue braccia mi terrai, non abbandonarmi mai, tenera madre. Io in te confiderò, le tue grazie aspetterò. Dal Libro di Cielo, volume 26esimo, 27 e 30 luglio del 1929. Stavo facendo il mio giro nella creazione per seguire tutti gli atti che la Divina Volontà aveva fatto in essa. E giunto al punto quando l'Ente Supremo creò la Vergine, mi sono soffermata a considerare il gran portento dal quale ebbe principio la redenzione. Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, la redenzione e il regno della mia divina volontà sono andati sempre insieme. Per venire la redenzione ci voleva una creatura che vivesse di volontà divina come viveva l'Adamo innocente nell'Eden prima di peccare. E questo con giustizia, con sapienza, per nostro decoro, affinché il riscatto dell'uomo caduto fosse basato sull'ordine come la nostra sapienza nel principio creò l'uomo. Se non ci fosse stata una creatura in cui il mio fiat divino avesse avuto il suo regno, la redenzione avrebbe potuto essere un sogno, non una realtà, perché se nella Vergine non ci fosse stato il suo totale dominio, la volontà divina e l'umana sarebbero rimaste come in cagnesco e a distanza dall'umanità. Quindi la redenzione sarebbe stata impossibile.
Invece la Vergine Regina piegò la sua volontà sotto la volontà divina e la fece regnare liberamente. Con ciò le due volontà si fusero, si rappacificarono. L'umano volere subiva il continuo atto del divin volere e lo faceva fare senza mai opporsi, sicché il regno di esso aveva la sua vita, il suo vigore e il suo pieno dominio. Vedi dunque come incominciarono insieme la redenzione e il regno del mio fiat? Anzi, potrei dire che cominciò prima il regno del mio fiat per proseguire insieme l'uno e l'altro. E come il regno del peccato e di tutte le miserie dell'umana famiglia ebbe origine perché un uomo e una donna si sottrassero al mio volere divino, così da una donna, fatta regina del cielo e della terra in virtù del fatto che fece regnare il mio fiat, unita al Verbo eterno fatto uomo, ebbe origine la redenzione, non escludendo neppure il regno della mia divina volontà. Anzi, tutto ciò che fu fatto da me e dall'altezza della sovrana del cielo non fu altro che materiali ed edifici che preparavano il suo regno. Il mio Vangelo si può chiamare le vocali, le consonanti, che facendo da trombettieri attirano l'attenzione dei popoli ad aspettarsi qualche lezione più importante che deve portare loro un bene più grande della stessa redenzione. Le stesse mie pene, la mia morte, la mia risurrezione e conferme della redenzione e preparativi del regno del mio volere divino erano lezioni più sublimi che mettevano tutti sull'attenti ad aspettare lezioni più alte e già l'ho fatto dopo tanti secoli, che sono le tante manifestazioni che ti ho fatto sulla mia divina volontà. E quello che più ti ho fatto conoscere è come essa vuol venire a regnare in mezzo alle creature, per restituire loro il diritto del suo regno perduto, perché abbondino di tutti i beni e di tutte le felicità che essa possiede. Perché come tu vedi, i materiali sono già pronti, gli edifici esistono, ci sono le conoscenze del mio volere che più che sole devono illuminare il suo regno e fare innalzare edifici più vasti da materiali formati da me. Quindi non ci vuole altro che i popoli che devono popolare questo regno del mio fiat, e i popoli si formeranno ed entreranno come si andranno pubblicando le conoscenze di esso. Vedi dunque, due creature che scendono dalla volontà divina e danno il campo d'azione alla volontà umana formano la rovina delle umane generazioni. Ma altre due creature, la regina del cielo, che vive per grazia nel mio fiat divino, e la mia umanità, che vive per natura in esso, formano la salvezza e il ripristinamento e restituiscono il regno del mio volere divino. E come non si può dubitare che sia venuta la redenzione, essendo connessi insieme l'uno e l'altro, quindi con certezza spunterà il regno del mio fiat divino. Può essere al più questione di tempo. Io nel sentire ciò ho detto, amore mio, come può venire questo regno del tuo volere? Non si vede nessun cambiamento, il mondo pare che non si arresta nella sua corsa vertiginosa al mare. E Gesù ha ripreso a dire: che ne sai tu che devo fare io e come posso travolgere tutto per fare che il regno della mia divina volontà abbia la sua vita in mezzo alle creature? Se tutto è deciso, perché tu ne dubiti? Onde continuavo a seguire i miei atti nel fiat divino e giunta quando esso chiamò a vita alla luce del giorno la sovrana celeste, pensavo tra me: Dio nel creare la Vergine Santissima non solo arricchì la sua bella anima di tanti privilegi, ma dovette trasformare anche la sua natura per renderla pura e santa come è. Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, nulla c'era da aggiungere alla sua natura, perché non fu la natura umana che peccò, ma la volontà umana, perché la natura umana stava al suo posto, come uscì dalle nostre mani creatrici. Perciò nel creare la Vergine ci servimmo di quella stessa natura delle altre creature, Quello che si contaminò fu la volontà dell'uomo, e siccome questa natura umana era animata e questa volontà ribelle abitava nella natura umana, essa partecipò e restò contaminata. Sicché messe in armonia la divina volontà e l'umana, dandole il dominio e il regime come voluto da noi, la natura umana perde i tristi effetti e resta bella come uscita dalle nostre mani creatrici. Ora, nella Regina del Cielo, tutto il nostro lavoro sulla sua volontà umana, la quale ricevette con gioia il dominio della nostra, e la nostra, non trovando
alcuna opposizione da parte sua, da parte della sua, operò prodigi di grazie. E lei, in virtù del mio volere divino, restò santificata e non sentì i tristi effetti e i mali che sentono le altre creature. Perciò, figlia mia, tu, tolta la causa, gli effetti finiscono. O se la mia divina volontà entra nella creatura e vi regna, allontanerà tutti i mali in esse e vi parteciperà tutti i beni nell'anima e nel corpo. Bene, oggi è sabato e volgiamo lo sguardo sulla Santa Vergine Maria attraverso questi due bellissimi scritti che sono molto profondi e che ci ricordano uno, una verità antichissima, insomma, da sempre creduta nella Chiesa e dalla Chiesa, ossia la coppia Cristo-Maria come nuovo Adamo e nuova Eva. Quindi sono il rovesciamento di quello che fecero a suo tempo i nostri progenitori. E si diceva fin dai tempi della patristica, come il peccato originale cominciò dalla donna e coinvolse l'uomo rovinando il genere umano, così la redenzione deve coinvolgere un uomo e una donna, invertendo i ruoli. Comincia da un uomo, che è l'uomo Dio, che è il fondamento della redenzione, e coinvolge, certamente in maniera subordinata ma reale, la nuova Eva che è Maria Santissima, non ancora formalmente dichiarata nel famoso quinto dogma che auspichiamo presto arrivi, corredentrice dell'umanità, ma già sostanzialmente ritenuta tale, come si evince agevolmente, insomma, dai documenti anche del Magistero della Chiesa, non escluso l'ottavo capitolo della Lumen Gentium, dove si afferma esplicitamente che ella, certamente in maniera subordinata e dipendente da Cristo, ma cooperò alla nostra redenzione. Quindi è un termine molto forte a cui manca solo, come dire, la formalizzazione dogmatica del titolo, quindi cosa che speriamo avvenga presto. Mentre il secondo capitoletto che abbiamo letto è molto interessante perché ci porta in una sorta, come dire, dice, ma come ha fatto Dio a preservare la Madonna? E qui qualcosa ce lo dice, ce lo dice. E ci spiega un pochino la dinamica sia della contaminazione della natura umana, sia anche della preservazione. Cioè, come ha fatto Dio a lasciare la Vergine esente dalla colpa d'origine? Io preferirei partire nella meditazione proprio da questo secondo capitoletto perché fa comprendere meglio il primo. Il discorso che fa Gesù è molto semplice. Il peccato non fa parte della natura umana e non è un atto della natura umana. La natura umana è stata creata da Dio ed è bellissima ed è perfetta, no? Questo si vede nella preghiera eucaristica bellissima, numero 4, si dice di Gesù che ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra natura umana. Ma fin dai tempi antichi, i commentatori, quando parlano della natura umana, dicono subito una cosa, che la natura umana, il peccato alla natura umana non appartiene. Cioè, quando diciamo sono essere umano, quindi essere umano vorrebbe dire peccatore, questo possiamo dirlo perché siamo nella condizione di natura decaduta, ma essere umano non significa affatto di per sé peccatore. Perché la natura umana è opera di Dio e Dio non fa opere imperfette. Cosa è successo ai nostri progenitori? Che la volontà si è pervertita, perché si è staccata colpevolmente e volontariamente da quella divina, volendo cominciare a sussistere con atti autonomi, propri, personali e non solo fuori, ma contro la volontà di Dio. Questa è la dinamica del peccato originale. Quindi la perversione della natura che c'è stata poi, perché la nostra natura è corrotta, è indebolita, è ferita, dipende però dall'atto di volontà disordinato di Adamo. Certamente poi viene intaccata la natura umana e questo viene trasmesso, come sappiamo, per generazione attraverso il peccato originale. Cosa ha fatto invece la Madonna? Questo ce l'ha rivelato lei stessa nella Vergine Maria,
nel regno della divina volontà. Certamente ha avuto una cosa che noi non abbiamo, e questa è certamente una grazia, no? Appena concepita, Dio liberamente le ha fatto fare una scelta, se l'è portata dinanzi al trono, le ha mostrato la causa della rovina del genere umano, che era semplicemente l'essere usciti dalla volontà divina per dare vita alla propria, e ha messo la Divina Maria in condizione di scegliere un'alternativa. Cosa vuoi fare tu? Vuoi che la tua volontà sia sempre legata e assoggettata in tutto alla mia, oppure vuoi fare la tua? Noi sappiamo, questo è stato il primissimo atto, il primo nanosecondo, la Madonna ha detto, per carità, ha legato irreversibilmente e per sempre la sua volontà a quella divina. In questo modo ha immediatamente ricevuto il dono della divina volontà e la sua anima è stata, come dire, infusa in una natura umana, senza la perversione intrinseca della volontà, e fusa con la divina volontà. E questo è stato, a quello che Gesù si fa comprendere, la causa della sua immacolatezza, perché una natura accogliente, diciamo così, una volontà fusa con quella divina e non pervertita, non poteva macchiarsi. Ecco. E Gesù specifica, quindi, se la mia volontà entra nella creatura e vi regna, allontanerà tutti i mali e vi parteciperà tutti i beni dell'anima e del corpo. Perché il regno della divina volontà si dice che è il ripristino della condizione della giustizia originale? Questo si legge negli scritti. Perché quando la divina volontà regnasse su di noi, noi avremmo completamente la fine di tutti i mali e di tutte le miserie che ci portiamo dietro dalla colpa d'origine. Fa tanti esempi Gesù negli scritti di Luisa. Punto primo, il demonio se ne può tranquillamente andare all'inferno perché cessa di avere potere su un'anima di questo genere. Punto secondo, le passioni non soltanto vengono dominate, questo appartiene alla fase in cui necessariamente bisogna passare, ci si sforza di fare la divina volontà, ma le passioni cessano di dare il tormento, d'accordo? Cioè, tornano ad essere subordinate, come erano, alla ragione, in maniera docile, in maniera tranquilla, non in maniera laboriosa. Le malattie, a quanto è dato da comprendere dagli scritti, non dovrebbero avere potere su un'anima che è entrata nel regno della divina volontà. E addirittura Gesù specifica che la morte certamente tutti quanti passeremo attraverso sorella morte, così come continueremo a vivere in questo mondo, come è giusto che sia e come è inevitabile che sia, le prove e le tribolazioni. Ma lascia intendere Gesù, anzi lo dice, che non ci sarà una corruzione, diciamo così, brutta come quella di un cadavere comune. Ecco. Questo non significa che necessariamente tutti i corpi delle anime che avranno vissuto il regno del Divino Volere saranno incorrotti, però è lecito, come dire, aspettarsi una cosa di questo genere, perché Gesù ne parla, lo dice. E effettivamente è un discorso che teologicamente segue, d'accordo? Ovviamente. Cioè, dove c'è la volontà divina non può essere, come dire, compresente nessun male. Ecco perché qui siamo in un qualcosa di straordinariamente divino, bello, ecco, grande, come del resto Gesù spiega bene in questi scritti. Sintetizzando, quello che si contaminò fu la volontà nell'uomo, e siccome questa natura era animata e questa volontà ribelle abitava nella natura umana, essa partecipò e restò contaminata. Quindi capiamo come tutti i problemi derivino dalla centralità della nostra umana volontà e della nostra libera volontà. Io continuo a ripetere che più tempo passa, e su questo ogni tipo di antropologia, sia religiosa sia anche laica, che
ci porta lontano da questa verità, fa un grandissimo male. Io continuo a convincermi sempre di più come tutto ruota attorno alla nostra libertà. E come quello che è, usiamo un termine improprio, il nostro destino, il destino non esiste come fato, quindi come predeterminazione meccanicistica ad una certa sorte, questo è un concetto pagano che non ha niente a che fare con noi. Il nostro destino si intende qui in senso metaforico, in senso lato, quindi quello che sarà della nostra vita ce lo scriviamo con le nostre penne. E l'inchiostro delle nostre penne è dato dalla nostra libera volontà, che bisogna vedere che cosa vuole scrivere. Questo vale nelle piccole come nelle grandi cose, vale nei piccoli come nei grandi atti. Bellissimo quello che Gesù dice è che la volontà della Vergine, se riesco a ritrovare l'espressione proprio testuale, praticamente si è messa in condizione di lasciar fare al volere divino tutto quello che voleva. Tutto. Proprio nella regina del cielo, tutto il nostro lavoro fu sulla sua volontà umana, dice Gesù, la quale ricevette con gioia il dominio della nostra, non trovando alcuna opposizione da parte sua. Operò prodigi di grazia, non trovando alcuna opposizione da parte sua. Bellissimo queste cose qui, no? Meraviglioso, un'espressione davvero, davvero bella. E nel primo paragrafetto Gesù ha anche spiegato, questo lo dice tante volte negli scritti, che non bastava l'Immacolata Concezione per provocare l'incarnazione. Ma ci voleva, quindi ammesso che l'Immacolata Concezione, a parte che poi lo spiega, no? Quindi fosse stata realizzata a prescindere, quindi miracolosamente da Dio, a prescindere dalla fusione della volontà divina, a prescindere dalla fusione previa e immediata della volontà umana con la Vergine. Immaginiamo che Dio faccia un miracolo e comunque può fare quello che vuole, preserva questa creatura dalla colpa d'origine. Non sarebbe stato possibile. Perché si sarebbero guardate in cagnesco la divina e l'umana volontà. E invece ecco la grandezza della Madonna. E anche la meritorietà del suo atto, perché noi non ci rendiamo conto di cosa possa significare una vita senza mai dare vita a un atto di volontà propria. Invece la Vergine Regina piegò la sua volontà sotto la volontà divina e la fece regnare liberamente. Cioè la Madonna non diceva al Signore fai tutto quello che vuoi di me tanto per dirlo, no? Come diciamo noi, sì, fai tutto, fai di me tutto quello che vuoi e poi te faccio fare niente perché faccio sempre come dico io. Questo è quello che dicono le anime devote e zelanti, spesso e volentieri, nel senso che sarebbero anche sincere, diciamo così, nell'espressione di questo desiderio. Ma poi di fatto, sì, fai di me tutto quello che vuoi, poi il nostro Signore non può fare assolutamente nulla perché appena tocca dei tasti che a noi non piacciono, cominciamo subito a dire, a lamentarci e a irrigidirci, a opporci. Quindi ecco tutto quanto il lavorio, tutto quanto il cammino che si deve fare, no? E bellissimo quest'altra espressione. In Maria l'umano volere subiva il continuo atto del divino volere e lo faceva fare senza mai opporsi. Questo è il nostro programma di vita. Subire l'atto del volere divino, atto del volere divino che non è mai un atto impositivo. Attenzione, sto dicendo non in positivo, ma sto dicendo im con la M impositivo, cioè che si afferma per imposizione. Assolutamente. Dio non fa neanche un passo senza il nostro consenso e senza il nostro beneplacito. Questa è un'altra cosa che dobbiamo sempre, è una cosa, una verità bellissima. Che fa capire anche il profondissimo rispetto che Dio stesso ha per l'anima che Lui ha creato. Siamo noi che violentiamo il prossimo e che non rispettiamo la libertà del prossimo e che lo vogliamo costringere a fare quello che vogliamo noi. Ah, ma Dio non ha assolutamente nulla a che fare con questo stile.
Cioè, Dio regna dove trova una libertà di una volontà completamente spalancate, non a chiacchiere, ma a fatti. E dice: ma io non ci sono così. Bene, o meglio, bene no, male, però cominciamo a fare il possibile per raggiungere questo obiettivo. Altrimenti non accadrà mai, non ci entrerai mai, non sarà mai. Bellissimo ancora. Sicché il regno del divino volere aveva la sua vita, il suo vigore e il suo pieno dominio. Questa era la Madonna. La Madonna potremmo chiamarla l'anima o la creatura che fece regnare senza opposizione alcuna la divina volontà. Questo sarebbe, credo, un'ottima definizione della Madonna e a lei molto gradita. Cioè, è bellissimo vedere questa immagine. Cioè, Dio sapeva che poteva contare su Maria in tutto, e l'ha fatto, e le ha chiesto di tutto, le ha chiesto per il nostro bene. Cioè, quello che la Madonna è stata capace di fare, di offrire, di vivere, cioè, sempre sì. Cioè, la Madonna non ha conosciuto il no. Bellissima l'espressione di San Paolo, no? A un certo punto ci sono dei passi commoventi in una delle sue lettere che dice: in Gesù c'è stato solo il sì, in Gesù c'è stato il sì, non c'è stato il no, il signor no, non è un figlio di Dio, figlio di Satana, quello che dice no, non serviam. In Gesù c'è stato il sì, e in Maria c'è stato il sì, sempre sì, sempre sì. Pensiamo a quanto sarebbe bello se noi riuscissimo, volta buona, a dire a Dio sempre sì, senza fare nessun tipo di opposizione. Qualunque sia quello che ci mette dinanzi, quello che ci chiede, quello che ci suggerisce, tutta la tensione della nostra vita interiore deve essere soltanto polarizzato verso questo. Ecco. Perché non c'è altra via principale per entrare nel regno del divino volere. Quindi anche tutto quanto il nostro lavoro continuo, oltre che nel conoscere la divina volontà e il divino volere, anche nel cercare di discernere con attenzione, imparando ad ascoltare la voce di Dio che parla nel nostro cuore e a discernere sui fatti e le situazioni quotidiane, quello che Dio ci sta chiedendo adesso, che è un lavoro continuo e importantissimo. Altrimenti facciamo come quelli che dicono: sì, signore, tu puoi fare di me quello che vuoi, e poi dalla mattina alla sera io non ho fatto altro che resistere. Ecco, quindi oppormi, ribellarmi alle varie situazioni che il Signore ha messo davanti, che contristano, mortificano quello che io voglio, quello che io desidero, quello che io mi aspetto, e vado a fare il contrario. Ecco, quindi così tutta quanta la nostra vita nella divina volontà diventa una pia chimera. Una devota velleità, ma che non diventerà mai in nessun modo realtà. Santa Vergine Maria, con il tuo permesso ti chiameremo da oggi colei che non si oppose in nulla alla divina volontà e che la fece regnare liberamente. L'abbiamo sempre saputo, insomma, ecco, però è assai bello pensarti anzitutto così, anzitutto come colei che in tutto fece regnare il divin volere. Come dire, non opponendo mai nessuna forma di resistenza. Ecco, imparando a coniugare con il Signore l'unico verbo, che è il Fiat, e a dare l'unica risposta che è sì, Signore, sì, sempre sì. Non dubitando che solo nella volontà divina si trova la perfezione, si trova la pace, si trova la felicità, si trova ogni sicurezza, che Dio non può mai in nessun modo condurci in neanche mezzo dettaglio, mezza virgola, che possa nuocerci o
o in qualche modo farci del male, ma non solo questo, che non sia la perfezione la cosa migliore in assoluto, più necessaria e più buona da fare in ogni singolo istante. Ti preghiamo di farci giungere presto a questa persuasione ferma, ecco, perché questo renderebbe assai più facile il nostro lavoro continuo per entrare in questo celeste regno. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.